a guerra! Ma che stai a fa? Ricordate che i squali stanno arrivando! Hello! Clochards! E benvenuti in questa nuova trasmissione! Buonasera ragazzi, come va? Ma come la va, signor Flame? Come la va? Ma dove tu dubbi? Ma no, io già sto con voi, già sto qua, lì. Ma che non lo vedi? Vabbè, perché noi non abbiamo lo schermo qui, però sì. È qui con noi. E Simone. Dicevano che il gaming era morto. Così qualcuno diceva. Ma in realtà l'abbiamo ravvivato con questa serie, ma è un film o un videogioco? Incredibile, io ancora devo capire se è un film o un gioco, regà, però non c'è Morgan Freeman. Stasera sì. Sì, è nel cast di questa. Guardate, ora avete l'anteprima lì, avete lì dietro di voi, guardate, quello vede la chat, quindi io si cambia inquadratura, no? Uh-huh. Si vede, cioè guarda sopra. Ma io lo vedo comunque, Simone. Bellissimo. Vabbè, io lo vedo perché ho il mio occhio destro che va sul tuo schermo a destra proprio perfettamente. No, quello davanti a te, che c'è la regia. No, dove Simone, c'è OBS? Non è studio, questo è un ologramma. Gli stessi che hanno utilizzato per Star Wars. Sto nel void, come potete ben vedere pure dallo schermo. Come si chiamavano quelle stanze bianche? Sto nelle backrooms, ragazzi, sono finito nelle backrooms, aiutatemi a farmi uscire, uscirò solo quando questo gameplay sarà completato, quando arriveremo alla fine della storia. Esatto, questa è la seconda puntata di questo gioco incredibile, la nostra blind run. Sì. Nella zona penifrada. Sai che io non mi ricordo un cazzo? Ammazza, sì, siamo andati in Egitto. Siamo finiti nella bocca di Pazuzu. Avevano costruito sopra la città nuova col passare degli anni. E un terremoto ha distrutto tutto, buttandoli sotto dove c'era la maledizione di Pazuzu. Esatto. Oh, adesso ricordo, mi è venuto in mente tutto, ragazzi. Anthology. Comunque, devo dire, questi qua non denudolo mai. Sempre top giochi. Ci hanno accompagnato pure durante la quarantena, no? Ricorderanno. Sì. È dai creatori di Until Dawn. Esatto. Sì. Kitano, ragazzi, sta festeggiando il suo compleanno. Abbiamo concesso un giorno di pausa. Un turno di pausa. Ma che un giorno? Sarebbe stato un giorno troppo, no, esagerato, no. Effettivamente. No, non esageriamo. No. Marra, attenzione stavolta. Ragazzi, io non voglio niente. Comunque, io sono innocente. Tanti auguri al Kitano, cuoricini in chat. E la forza scorre gravemente in tutti. 400 sub al cervello party. Sì, ragazzi, tra 400 sub a 6.000 sub, prossima tappa out per il cervello party, l'evento più bello della galassia. Oh, stiamo vicini, eh. Poi sapete qual è la cosa bella? Che se superiamo ste 400 non possiamo più avere scuse, dobbiamo droppare sia il luogo sia il resto. Quindi sì. Un po' greve, eh. Ci sono già delle città candidate per... quanto riguarda la prossima tappa del Cerbero Party, solo anche quella che non vi aspettereste. Sì, esatto. Sì. Quindi... Sì. In realtà già mi sono messo all'opera. È quasi tutto pronto, ma non diciamo altro. Comunque possiamo fare anche un ringraziamento a DJ Lupo. Grande Lupo, guarda che bella, guarda. Ci ha dato le felpe. Guarda che bella felpa. Diciamo che potevi aspettare un paio di mesi, perché questa è buona per la sauna adesso, però la useremo. Io me la volevo mettere. Ho la John Cena dietro. Never give up. No, è vero, è la frase di John Cena. Non arrenderti mai, Gianluca. Gira un po'. Never give up. Diciamo un bel messaggio, diciamo. Questa è di John Cena. Fa il paio con non voglio responsabilità. Esatto. Non voglio responsabilità, sai, never give up. Ma la metto. Dai. Faccio i buchi per l'occhio e per la bocca. E vado in giro così. È bello. Va bene, ragazzi, serata al cinema. Beh, sì, effettivamente. Quindi in questo momento è un film. Serata sì, al cinema. Mo è un film. Tocca capire quando è che diventa il gioco. Voi la leggete la chat, no? Cioè, davanti. Abbiamo qui davanti questi coglioni. Definiti no, come oggi. 5.000 coglioni Maranza quindicenni. Sì. Maranza col cappello. Sì, è una cheat, eh. Watch Party oggi, sì. Sì, Watch Party, ragazzi, stiamo vedendo questo film. Un nuovo film horror dall'acclamato regista Simone Santoro. Panzor.
Ah, non abbiamo fatto vedere qua davanti, ragazzi, c'è anche una zona lounge, una zona aperitivo. Io mi ero proprio scordata. Facciamo pausa. La zona, la zona aperitifrada. La zona aperitifrada. Aperitifrada. Ci sta, guardate, guardate. Ragazzi, se volete favorire in chat, c'è pizza fatta in casa, facciamo vedere. Che giustamente hanno scritto in chat, ma Gianluca oggi non mangia. Ecco, accontentati. Devo dire che si sta creando un nutrito gruppetto di persone feticiste dei MacBank, del allora, MacBank, come si chiama? Ringraziamo il mio amico che mi ha portato la pizza. Facciamo vedere bene qui, è importante. Bella, mamma, guarda quella lici. Fatta in casa questa, casereccia proprio. Complimenti. Ma è la prima volta che mangi una pizza fatta in casa? Sì, prima volta. Veramente, non ho mai mangiato, veramente. Comunque, mo' assaggiamo. E beh, per forza. Sì. Mo' tra un po' assaggiamo. Ringraziamo il mio amico che me l'ha mandata, sta scritto mille, sopra il nome. Piccolo sponsor, piccola DB. Elettroforno Frontone. Ok. Se, e niente, se ordinate, scrivete Cerbero, così almeno vi avvelena. Eh sì, mi ricordo, infatti. Sprofondati. Io non vedo un cazzo, però. Come cazzo faccio? Santo cielo. Siamo crollati dentro le catacombe. Fate voi, regà, fate voi. Io non posso, ho difficoltà tecniche. Ma una regia a distanza se ti metti qua? E come faccio? Vabbè, con lo Stream Deck, scusa. Sì, ma non posso far quello. Guardate. Guarda Gianluca, ci dimostri. È diventata tipo una Wii Fit. Aspetta. Te devi muovere pure te, Ezzi. Lo voglio vendere. Premi L1, vedi, o in alternativa muoviti con il corpo. Vediamo il gioco, ragazzi. Ecco, questo ecco, è il gioco. Ora lo vedo. Il gioco è Gianluca. Fallo un po' più grande. Sì, sì. Ma sempre Jason, sì, poi. Sono le catacombe. Devi andare più de anca. Anca a bacino. Sì, io mangio la pizza per recuperare la vita. Guarda la cosa. Occhio che coscia. No. Ma è bellissima questa cosa. Ragazzi, questo è il gameplay del futuro. Oddio benedetto. Occhio Gianlu. Attenzione. Wow! E sei pazzo. Prendi una luce. Figo. Ma che cazzo devo fare? Devi stare un po' più basso qua a testa, sì. Chinate un pochetto. Ma che visuale è? Oh! 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 Io non posso crederci. Ma che cazzo è un demone? Te giuro, zio. Faccio il doppiatore di Gianluca io. Oh! Va pure la stessa espressione. Mi sa che ti devi mettere gli occhiali VR, Gianluca. Oh, adesso sì. Greve. Che cazzo è sta cosa? Una mano che è? È manone, sì. La mano tipo Zuzu. Sì, sì, è un film interattivo. Oh! Sei tu, Nick? Nick! Oddio, oh, davvero incredibile. In che razza di posto siamo finiti? Dobbiamo tornare in superficie, unirci al resto della squadra e chiamare i soccorsi.
Bravo, questo posto non è un deposito di armi, ma di sicuro è fottutamente pieno di ragazzi. Faccio il microfono, aggiungo. Nick? Sergente, datti una svegliata. Occhi aperti. Oh, allora... Di saggio ho visto qualcosa. Ok. Come hai visto qualcosa? Eh sì, sì, più di qualcosa. Non era umano. Ragazzi, non fatemi questa domanda, non lo so, penso sia un film. Dovevo restare sull'elicottero. Dai, non far pavido. Sapevo che non eri pronto. Giuro su Dio. Lascia Dio fuori da questa storia. Dici un'altra parola. Dai un taglio a queste cazzate se non vuoi farci ammazzare entrambi. L'unico Dio è Pazuzu. Ascoltami tu, sergente. Non c'era niente. Sergente Gabriele. Emotività, dobbiamo andarcene da qui. O fai il pavido o fai il pavido. Qualcosa non va. Lo sai anche tu. Quello che so è che... È un libro game, esatto, ragazzi. Cosa non va? Come siamo a funzioni corporee? Tutto a posto? Ok, dice di sì. Morro ipocrita. Adesso stiamo... Stiamo microfonando il nostro soldato. Grazie mille per la sub, morro ipocrita. Dicono di alzare un po' l'audio giù, se possibile. Intanto facciamo un applauso al nostro nuovo regista che si sta mobilitando in tutto e per tutto. Sta impegnando tantissimo. Sta diventando un octopus. Non sento un cazzo. Allora, stiamo salendo, eh. Abbiamo l'audio di Gianluca. Sei un capretto. No, una premonizione, ecco, vedi. Calla. Non mi sembra poi una mi sa che qualcuno becca il tombino. Io non questa è l'incolatura avanguardistica, raga. Cioè, ma guardate che cinema che c'è. C'è cinema sia nel gioco che nella nostra house. E dove cazzo devo andare? Là c'è sta esaminino. Aspetta, non da qua. Vediamo. Ya fa? Non sale? Prova a saltare. No, mi sa di no. Vedi, non salta. No, niente. Non salta. Ragazzi, non salta. Ammazza, è un ceppo. Cioè, mo non salta a muretto questo. Dice, conosci in superficie, non sono grado manco di saltare un gradino. Curioso. Vabbè. Sarà a carico a pallettoni. Sì, ma io dov'è che devo andare? Oddio, che io è qua roba? Che? Ma io sto esamina! Ma poi perché uno deve esaminare un teschio? Perché è il teschio del sergente Gabriele, quello, zio. Vedi un po'? Oh! Merda! Che cazzo è successo ai tuoi denti? Ma scusa, ma che è un dentista? Perché si deve mettere a guardare i denti dei teschi? Ma infatti, ma che cazzo è frase? Vabbè. C'è mo uno va. C'è un mostro che ti stacca i denti, praticamente. Qua te puoi arrampicare. Qua, qua ovviamente non può salire. No. Essendo un tronco. Niente, perché rimane fermo così, capito? Sta così. Rimane così col fucile. Regà, in quanto invalidato motorialmente. Come è saltato la live? Stiamo a zero, rosso. Ma come? Greve. A buffo. No, vabbè. Tu ce l'hai solo. No, ma là si vede rosso, sì. No, pure il modem è rosso. È nero, non è uno rosso lì. Ma com'è? Cazzo. Stiamo a registrare. Quindi questo è un off live. Questa è una cosa incredibile solo per i grandi. È una cosa solo per YouTube. Sì, per quelli di YouTube. Frittino. YouTube Italia. Che fa vedere il frittino. Contenuto esclusivo. Contenuto. È buono. Devo dire. Sontuoso. Speziato. Veramente. Forse si è riacchiappato, no? Sì. Siamo live. Siamo live ragazzi. Ragazzi. Tutto a posto. C'è stato un piccolo calo di connessione. Abbiamo registrato un contenuto. Abbiamo fatto delle cose incredibili fuori onda. Quindi dovete recuperare questa live su YouTube. Torniamo a noi.
Aspetta, mi sono fatto un frittino, che me lo un attimo. Ti sta. Te sei ripreso un po' di stamina, Gianlu? Sì, col frittino. Ci siamo, ragazzi, F in chat. No, che F5. Basta che non mi fanno strozzare qua, che se mi esce fuori Pasusu te mi devono fare la tracheotomia. No, ragazzi, non Techlin, che c'entriamo noi? Si è riavviato il modem a buffo, ragazzi. Si è riavviato il modem da solo, sì. È un calo di connessione. Ma scusa, ma porco Gesù Cristo. È stato non Pasusu. C'è una via d'uscita. C'è uno spicchio di sole. Questo non alza la testa. Oh. Narza la testa, ansarta. Sto a guidare de uno che non c'ha i sensi motori. Ma vedi che c'hai i sensi motori inutili. Du scale nora. Esamina. Un salto. No, esamina. Perché si fosse esaminato, collegatura, siamo nel tempio di Pasusu. Oh. Siamo certo. Caduti dentro, siamo dei Marines. Non scatta, cammina. Cioè, io starei un po' più agitato al posto suo, no? Poi io che no, che beh, so, sì, sta sempre col fucile puntato. A me agitato di io così. Che devo fare, perché non ci sto a capire in cazzo. Poi come se presenze, le divinità, i mostri temessero quel fucile, ok? Vedi, qua se poteva via solamente se fa una risata se vede sto fucile. Io provo a spingere qualche tasto, perché voglio mettere in dubbio ancora il fatto che non riesca a salire una cosa così bassa. Niente, no, sbagliato. Ok, niente. Quell'altro poi è inutile, sta fermo. Ma dove manda? Zine, zone penifrate. Io mi sento spesato così, non... Nelle zone penifrate inesplorate. Cioè, mo tu qua riusciresti a salire. C'è pure vabbè, prova a fantasto, sì. Picco Dio. Grazie, no. Sipix, 3 anni di depensaggio. Porca troia, 36 mesi, bro. Mi sto nervosì. 36 mesi, top. Mi sto nervosì. Oh, okay. Porco Dio. Dai, se poi non si vede in cazzo fatto. Ma non si vede in cazzo poi. È più pesante di quel che pensavo. Io stavo stress. Non ci riesco da solo. Hai smesso di allenarti? Vai piccolo dissing. C'è uno che hai sentito? No! Oh Cristo! Attento! Oh, stanno a stritolare le palle, che è? Smettila di contorcerti! È grave! Serve ma c'è un coltello! Nessuno c'ha un coltello! Tieni duro, ci siamo noi! Nick, mi serve qui! Taglia le funi! Ci siamo tutti, ragazzi, siamo tutti dentro l'inquadratura, è incredibile, un puzzle! Ma è sangue quello? Ma è sangue o pomodoro? Ma chi ha fatto sta cosa? Pasusu? Ma sembra più un incidente, sembra. Ah, era quello stronzo, quello misogeno. Fame. Oh, stronzo. Avevo detto che moriva comunque. Eh sì, è quello che godi che esatto. Sta a morire male. L'avevo detto. Oh, un supplì, da? Datevi una mossa. No, grazie. Grazie mille. Poi, tipo il supplissimo? No, no, poi c'è già quella alle alici. Cosa? Ci ha preparato gli zaini. Ho cenato. Facciamo giocare a Davide e se la mangiamo in pezzo. Dai. Oh! Oh! Si è risucchiato come un bucatino, hai visto? Cazzo è successo? Clarisse. Oh! Ma raga, ma che cazzo sta succedendo qui? Degli lasciamo... Non mi avranno mai! Poi gli lasciamo no, la scia galletto, mica per quello. Perché era proprio rompivo io. Ci mangiano, ci mangiano, ci mangiano. Ci mangiano, ci mangiano. Ho dovuto riavviare la chat, ragazzi. No, sì, ci mangiano qua, ci mangiano. Oh, quadrato. Vai, premi quella ferita di merda, premila. Vuoi la verità o mezza? Dimmi la verità. Sarò sincero. Ti sei scopato, mia moglie. No, ma che era lui quello che si bombava? No, quello era la cosa, Nick. Che cazzo di... Sparagli la morfina, porca puttana! La morfina! Oddio! Così non sente più un cazzo! Vai, cerchio! Facci piano, così lo uccidi! Ma Gianlu, asci piano. Mazza, è una fatica incredibile, ma a livello di stress. Sta fatica veramente. Vai, iniettala. Vai, spara sta morfina. Vai.
Mi serve lucido, sta a morire. Triangolo! Triangolo, 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 triangolo. Ma l'hai ucciso, zi. Fuckers, non me ne frega un cazzo. Sono riuscito? Stiamo giocando. Andata? C'è battito. Ma non era ucciderlo l'obiettivo? No, in realtà non l'ha ammazzato. No. No. Andare. No, l'ho ucciso. Dove andare così? Dove andare così? Dai, io damo un pasto così scappiamo. Scappiamo meglio. Vai, vai, tiramoglielo, tiramoglielo. I cani. I cani che hanno dato la caccia. Ma c'è un motivo di interazione qua. I cani rom. Bravi. Oh, vedi, mo si pappano e noi intanto siamo. Mazza. Grazie, Miglio TV. Mazza, oh. Inquadratura alla Dario Argento proprio. Oddio! Senti che rumore, ti è? Sembra Rubino quando russa. Oh, vai, prendi il controllo Let's go! Del soldato Ryan. Noi intanto se mangiamo. Se mangiamo. Grazie Lore, grazie mille per le sub, ragazzi. Manca poco alle 6.000 sub. Per il prossimo c'è Broppoli. انا ملازم سليم عثمان لكل الجنود انتوا فين حول كابتن دار هذا تسمعني عندي رسالة حول كابتن زفت come che pizza è, raga, è fatta in casa questa, no? Casereccio. بدك تسمعني انا مش عارف سي مسا che non prende qua sotto però بحاول اخرج stanca verna ناجي برو هاوس بيتزا بازوزو e rucola. Allora perlustriamo o cappasuzu che mi strozzo tutto zio. Allora, con L1 illumino. Ok. Ok. Marco ha scritto in chat, sono passato un minuto, avrà visto il delirio, penso, quindi... Bella, Marco. Auguri, Marco. Ciao, Marcone. Ancora auguri. Staccati dal suo telefono durante il tuo compleanno. Un po' di rispetto, Cristo. Ma con lui è un buono. Che è, oh. So tipo una gazzara. Appena sbrilluccica qualcosa. Sì. Madonna, oh. C'ha l'inferno negli occhi, effettivamente. Ammazza, oh, che ciclo che c'ha Pazuzu. Che ha preso brutta sta botta, eh. Eccala, eccala, eccola là. E lo sapevo io. Sempre così va a finire. Sempre così va a finire. Si inciampa sempre in questa sempre situazione. Sempre così va a finire. X, oddio. Lui è d'arcesso sulla oh. Ragazzi, avete scommesso su di me, avete fatto molto male. Ok. Posso esaminare il maestro o no? Oh, oh! Raga, qua mi sta a crollare. Mi sta a crollare il soffitto sopra i piedi. Addirittura. Il fumogeno. Forza magica. Forza Roma. Forza Ilari. Forza Dotti. Dotti go. C'è nessuno, ragazzi? Ammazza, sto con l'accendino.
Come si chiamano gli accendini questi metallici, ragazzi? I clip, no? I? Come si chiamavano? Aiutatemi. Andavano molto di moda. I clipper. Grazie Sebanes. Grazie mille. Gli zippo, bravi ragazzi. Gli zippo. Esatto. Mazza, siete vecchi quanto me, ragazzi. Oh, vai, 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 vai. Che dite, ragazzi? Mo' ve rileggo. Sto diventa interessante qua, comunque. Sta tipo... Comunque mi piace questo gioco. Mascarpone. Non so. Ho fatto bene, devo dire. Noci. Buono. Le noci mi provocano morte istantanea. Io penso che mo me... Oh! No, marra, no! Porca puttana, è un non morto! Chiudi! Ma chiudi, chiudi, chiudi! Chiudi, 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 faccio? Chiudi, chiudi, chiudi! Come faccio? Come faccio? Con quale tasto? Con quale tasto? Non ho fatto niente! Quale tasto? Porco Dio! Cristo! Ma lo stai condannando a morte! No! 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 Lasciami! Lasciami! Infame demone! Oh Cristo, questa è la visuale del nemico, come nella casa! Ti sembra Imi? Oddio, benedetto del Signore! Cioè se stesso! Allah, proteggimi! Allah, proteggimi! Resta con me! Proteggio! Allah! Era così. Era così. Resta con me! No! Oddio! Una buono! Tragedia. Buono! No, mi sa che ho ucciso il demone! Ma che davvero? Certo! Allah! Grazie, Allah! Grazie, Allah! Allah è grande! Mostra, ma sembrava più complicato! Allah però. Misericordioso! Sembrava più complicato così quella sessione. Mazza, bastava pregare. Non so, prego, Simone. Vado avanti? Vai, vai. O vai tu? Vai, vai. No, è il prossimo gioco, zio. Il prossimo personaggio, il prossimo PG. Vai, vai. Vado io? Vai. Finisco questo pezzo di vista e poi, poi ci sono. Vai, vai, vai. Stavo vai. A dire, voglio mettere al posto mio. Ora ritorno là, così posso, posso sì, giocare. Sì, sì. Comunque non sono morto, ragazzi, quindi le bet le avete vinte se avete scommesso su me. Com'è, Simo? Non so come, perché ho sbagliato tutti i tasti. È buona sta. Allora, impazienza, hanno perché le donne mi rendono... top content e sono anche marocchino, una scritta. Allora, zitiamo. Vai scegliere la simpazienza. Sì, sto impazienza. Dove sono i Marine? Non lo so. Ah, perché lui era uno stronzo, giusto, giusto, bravo. Anche perché le donne mi rendono sempre impaziente. Hai visto il sergente Kay? Kolchek. L'ultima volta erano insieme. Comunque sì, devo dire che... qualcosa interferisce col segnale. Vabbè, parlo dopo il dialogo. Quello. Grazie, Zunza. Non saprei. Freddezza, ti copro le freddezza, spalle. Freddezza, ma che non spalle. C'è alternativa, andiamo. Fai quello che dico. Ora. Io, donna. Riportiamo un po' di patriarcato qui, ho un ruolo di comando. Esatto. Moschettoni, rinvii, corda, luce. Almeno ah, questa è la sua ex. No. Okay. Almeno nel gioco fammi comandare, che nella vita. È la sua ex, no? Son sottone. No, mo. Giusto qui posso. E lei lo ha rifiutato nell'ultimo episodio. Mo lei sta con Nick. Mo stai zitta e segui i miei ordini. I miei ordini. Questo è un bel salto nel buio. Abbiamo la dai, non morite. Ragazzi, no, io non sono mai morto. E guarda, la morte ha cercato di colpirmi 11 volte. Io dico di scendere. Sta qua, pizza rossa. Come c'è corrente? Pomodori pachino, olive, cipolla. Ragazzi, questa è una cosa assurda. C'è corrente. Come? Quindi c'è la civiltà c'è sotto. Questo? L'ho trovato in giro per la base. Ma il 4K? Il 4K c'è, ragazzi. Siamo in 4K. Sì. Pronta? E tu? Te l'ho chiesto io, troia. No, è un gioco, tanto è fantasia. Per Twitch dobbiamo down scalare. Su YouTube è in 4K. Sì. In questa live avete anche un extra su YouTube. Questo posto non mi sembra un deposito di armi. Ti piacerebbe, vero? Ti piacerebbe, vero?
Che vorresti dire? Che sei una donna belligerosa. Non ha senso. Invece io sono per i patti di non belligeranza. Ah, stavo dicendo che mi piace molto questo gioco. In fondo è un'occasione che secondo me si presta insieme. Bene alle nostre live. Abbiamo concetti diversi, che si può un po' interpretare, un po' cazzeggiare. Poi alla fine è un film interattivo. Un film? Sì. Per il senso di soffocamento. Mi sto divertendo molto in queste ultime puntate. Io pensavo fosse un gioco. Oggi 3K, no. 4. Stasera un po' fiacca, ammazza, raga. Stanno a succedere peggio cose, oh. In realtà è più... Ma che? Cazzo, ma so. Ma perché c'è un posa cenere rovesciato sulla mia sedia? Sarà un segno del destino. Ma è acceso quello? Il microfono? Ah, ecco. Quello sì. Ah, ok. No, dicevo, in realtà stanno a succedere più cose nel gioco, no? È più movimentato. Non puoi sparare nella schiena a quella stronza. No, ragazzi, non voglio farvi perdere le bet. Pavimento stabile. Mi sono andato a lavare. Si regge. Oh. Buttatete sotto, Mar. Ma stanno al top. Non dovrebbero pulire piuttosto che andare in guerra. Oh! Mi dissocio, ragazzi, eh? Oh, attenzione che stiamo su una ripide. Qua va. Cada torcetta su orecchio. Vai. Beh, sì, non è che devi stare sempre con questa pistola sguainata, cioè. Sta un po'. Vediamo un po'? Sta un po' un paranoia. E dove siamo? Non saprei. Sono incisioni religiose. Fammi vedere un po'. Potrebbe essere un tempio. Qualcuno in chat che conosce la lingua? Allora. La traduzione, dimmi un po', Gianlu. Che me ne Vabbè, comunque sì, è un chiaro messaggio, capito, dell'uomo che si inchina davanti una divinità, okay. Però il testo purtroppo si è danneggiato. Vabbè, a grandi linee Vabbè, è questo. Grandi linee è questo. Divinazione. C2, devo dire. Divinazione, mi sembra perfetto. Sì, sì. Tieni, Simo, se vuoi. Prego, Simo. Perché? C'è tutta cenere sulla mia sedia. Come è accaduta? Non lo so. Quando cazzo è caduto e come? Perché? Come cazzo c'entra il posacenere lì? Guarda, io proprio... La sigaretta è, vai, vediamo che marca è. Vedi un po'? Cazzo c'è scritto? Esaminiamo il reperto archeologico. È una camel! È una camel! C'è il simbolo del cammello! È una camel! Io non fumo camel! Cioè, qualcuno ha fumato una camel e ha rovesciato della... Bicio 100%! Quindi è stato bicio, vabbè. Penso di sì, che Gianluca fuma Chesterfield come me. Al massimo allora, le Winston che mi hanno dato le camel. Allora passa a mezzanotte, così fai gli anni e gli dici, guarda, mentre gli famo tutti auguri, e fai, mi ha insozzato la sedia. Comunque, raga, fa troppo ridere che oggi è il compleanno di Marco e mo a mezzanotte di bicio. Assurdo. Due vergini. Comunque, ragazzi, punto esclamativo siga per i siti di comparazione tra le varie sigarette, no? Camel, Chesterfield, Winston. Che c'è? Hai sentito? No, nulla. Sì, Virginia, è il compleanno di Marco. Forse qualcosa laggiù. Le hanno chitanico. La mani del Big Luca. Alla fine i gadget di Big Luca tornano sempre utili. E il libro per segnare le cose dei Lupus, sì. E magliette come stracci. Che è stato proprio farcito, no? Oddio santo. Vabbè, qua non si spreca niente, eh. Le cose del Big Luca sono come il maiale. Qua che è? Ma che è sta ciotola qua? Ma che è sta ciotola? È una ciotola, oh. Ma che ce facevano là? Questo che è? Questo ho visto. Vabbè, sì, ma non è che posso far quadrato come Johnson e buttarmi di sotto. Oh! Attenzione! Che cazzo è? Fa manco quadrato. Oh oh oh.
Seguiamo un po' questa ragazza che mi sembra sveglia. Credi si muova? Eppur si muove. Prova a dargli una spallata, zia. Vai, vai, vai. Vai. Uno, due, tre! No, ti devi proprio... Oh! Uno! Sta ballando. Sta carica. Uno, oh! Due, tre! Oh! Niente, Un po' indecisa. Dai, dai, dai. Uno, ma due, c'è un tic nervoso, tre. C'è un tic dai, nervoso, riprovaci, riprovaci, riprovaci. Ti inquadro, vai. Un nervoso. Uno, no, due, se no ti sparo. Gli stai a puntare. Butta giù questa volta! Butta giù indecisioni! Questa volta! Dai, ma non so, grazie, so Luca. Se è la scelta giusta, non so. Che palle, perché non posso sparare? Vabbè, quindi... Niente, mi tocca andare là. No, devi andare contro la porta. Se... Ah, no. Okay, questo l'ho fatto, esame. Vai però... contro la porta. Cioè, proprio cammina contro la porta insieme a lei. L'ho fatto, sì. No, ma... sì. Non c'è un cazzo. Come? Vedi? Non si muove. Ah, ok, sembrava che no, no, volesse... No. Sì, però era solo un'animazione stupida. Occhio, sì. Che fa motivo ma... questa è Sparta. Questa è blasfemia, però. Ho esaminato, raga. Capito? Che devo fare? Me devo fiammare. È invitante, eh? Sì, sì, volendo, sì, però. Qua non si può fare un cazzo. Qua è bloccato. E niente, mi tocca tornare indietro. E niente. Dai, eh. Quello l'ho esaminato, le incisioni rupestri. Questo che era? L'ho visto? Queste erano le incisioni egizie. Quelle tradotte da Gianluca. Forse l'altro non l'ho visto allora. Qua. Questo. Questo che è? Eccolo. Pazuzu! Oh! No, ecco, una un runa di Pazuzu. Pazuzu! È un totem. No, lo devi girare. E dai, ruotalo, testa a pera. Niente. Sai che sta assaggino mi ha messo fame? Come si ruota? Posso? Prego. Grazie. Pic pic 88. Grazie per lo subs. Cazzo era? Oh! È Pazuzu! È lui, regà, Pazuzu. Antico idolo raffigurante Pazuzu, un dio demone sumero. Quindi ci avevi preso, Davide, sì. Il riconoscimento. Ma che nei testi sumero-accadici. Pazuki? Pazuki? Mazza che ignorante. Pasolini. Non guardi film horror. Pazulini. Dovresti conoscere. Non guardi film di Pasolini. È un demone sumero. C'entra con le epidemie, credo. Vedi, non guardi film? Metacinema. Bene. Esorcista, intendevo. Ha detto un sumelo. Sì. Adesso secondo me potete andare verso la porta. Eccola. Ecco Pazuzu. Ecco, come si chiama questa? Da dove vengono? Questo espediente sonoro. Vabbè, un si chiama un loud drone, spesso viene chiamato. Un drone. Droning sound. Sì, sembra un po' metallico. Vedi qualcosa? Aie, questi giavellotti. Bravo, bravo. Profondo. Genio. Ti sembra sicuro? Non c'è scelta. Ah, proprio così. La fune. Dovevamo premere quadrato fin dall'inizio. Sì. La fune de fuga. E comunque, non sono morto, ma non c'è la possibilità di morire. Prendi il controllo, Simo. Perfetto, hai preso il momento giusto. Della donna. Oddio. Bella sta inquadratura però, ragazzi, figo, Niente male. Bella davvero, Complimenti agli sviluppatori. Complimenti. Guarda che fotografia, oh. Top regista qua. Sembrano un po' fluttuanti, eh. Non è proprio così, però. Quando cazzo hai visto i giavellotti? No, vabbè, per modo di dire. Giavellotto, diciamo, di luce. Guarda che inquadratura, oh. Incredibile. Non siamo i primi qui. Vedi? C'è civiltà. Dio. Ecco che cosa aveva visto Kelus. Grande Kal-El. Oh. Lei è frustrata. No, perché vabbè. Vuole scopare. È frustrata. Come sì, hai potuto sbagliare così? Guardati pure lei. Tanto abbiamo capito che si odiano. Tutto questo quindi... casino per cosa? Un pugno di casse e barili? Sì, sì, certo. Questi sono venuti qua sotto per due cazzate. Lavorerò il doppio per riscrivere il programma. Kelus sarà ancora migliore. Tanto pensa a Pazuzu. Credi non riesca? Non credi in me? Ferocia, ovviamente. Feroce. Noi abbiamo sempre feroce. Mazza che passivo aggressivo comunque. Non credi Dovrei in me? Andare via. Mollare. Sarebbe da te.
greve, causticità up. Una depressione per le scosse. Chiamate subito Max, raga. No, chiamate Peppe Corella. Sembra giovane. Sembrano attrezzi archeologici. Qualcuno studiava le rovine. Mazza, sei un genio. Potremmo usare le lampade. La luce porterà a noi Marina. Detto sembra Jody. Hanno detto che sembra Jody. Questa situazione mi ricorda Jody. Ma perché? Lui. Ah, sì, sì. Funzionerà. Ma serve benzina. Troviamone un po'. Questa è benzina. Io mi do fuoco. Troviamone un po'. Cioè, troviamo un po' di benzina. Così. Vabbè. Alle una faccio la luce. Ammazza il crane. Scusa? Esaminiamo il crane. Che hai detto? No. Niente. Okay, oh. Mazza, non si possono vedere veramente questi, eh? Oh. Pazuzu è un vampiro energetico. Eric, guarda qui. È una mitragliatrice. È della seconda guerra mondiale. Usiamola, no? Gli anni della spedizione archeologica. È della seconda guerra mondiale. Mi sa che è un po' in disuso. È un po' in disuso da Pazuzu. È un po' in disuso. È un po' in disuso. Pazuzu è una pecorella. Beh, beh, beh. Greve. Dai, sono contento che vi stai a tagliare, raga, pure noi. Vai, vai, che è sta lupa? La lupa di Roma. Ma ce l'esaminiamo. Che è un cammello, che è? Si capisce. Esamina, esamina. Beh, mi piacevano i fuochi d'artificio. Ammazza, quei candelotti di dinamite. Che hanno fatto la muffa. Che troia, sì, ma sono inesplosi. A tutte le stazioni qui, King, mi ricevete, passo. Sì, buonanotte, King. Sai che gli fammo qua? Come Paolo Cannone. Come stai, King? Beh? Con chi ce l'avevano? Chi ce l'avevano? Ma se può correre? Sempre contro la Palestina, purtroppo. No, no. Coraggio. Non si corre. Vedi un po'? Ma che è? Attenzione! No, a 29. Dove? Hanno catalogato i reperti. A 29 è uscita per cosa? Mi ricevete? È uscita l'estate a... Che motivo aveva? A superstrada. Guardati intorno. Ma che cazzo è il gioco questo? C'è... nella categoria, tesoro. House of Ashes. Oh, grazie mille, Box Feni. Grazie per i sub, ragazzuoli. Grazie. Pessima autostrada, dicono, effettivamente. Dai, che manca poco ai 6.000, Lasciamo sti 6.000. La maledizione di Akkad. Per gli studiosi, la maledizione di Akkad è un mito, una parabola per insegnare ai sumeri a sopportare la carestia, il fato attraverso i capricci degli dei. Eppure la scoperta di questo colossale tempio fa intuire una nuova verità. Nel racconto originario è il dio Enlil a scagliarsi contro il re Naramansin di Akkad. In principio, il re è dipinto come una persona pia e religiosa. Te faceva Naramansin, quando sbagliavi. Il preambolo de fata, tipo. Sì, sì. Ma dopo 7 anni di preghiere ascoltate, Naramansin. Naramansin decide di chiederne conto direttamente agli dei. Organizzato un esercito, marcia quindi sulla città di Nippur e radia al suolo il tempio di Enlil. Un'impietà tale da spingere il signore delle tempeste a scatenare su Naramansin l'ira delle divinità, inviando i Gutei a saccheggiare Akkad e i suoi campi e maledicendo la popolazione con una terribile carestia. Mazza, di disturba tutte ste persone per così, tremendo, per così poco. Sì. Naramansin. Dobbiamo accendere un po' per maloso. Azzuzzi un marano. Non vedo un cazzo. Beh, sì, buona queste parolacce. Oddio, troppo. Che è? No, entra un po' dentro. E mo entra. Ah, vedi, la benzina. Top. La benzina. Eric, dammi una mano con le taniche. La benzina. Grazie, Stefanone. Ah, finalmente un po' dai di fortuna. Dai, questi sub. I glutei. Come va la gamba? Le bette si riscuotono anche se non ho Twitch aperto. Gamba. Ah, intendi che la protesi? Non hai Twitch aperto. Ho perso la gamba in autostrada. Vuoi davvero ritirare fuori questa storia? È successo ed è stato orribile, ma
Ormai non c'è più niente da fare. Perso una gamba. Sul serio. In passato stato. Volta pagina. L'ho fatto, credimi. Sì, sì. Ma tu eri al volante, ricordi? No, smettila, Eric. Incidente stradale. Eh sì, c'aveva la gamba bionica. E sta a fare la manzin per la gamba. Sì, in realtà è un pretesto per dirlo a noi spettatori. Grazie Cristo. Grazie Cristo, gentilissimo di averci dato il tuo Prime, grazie. Illumina il serbatoio. Giustamente dicono, è pericolo costante. Oh cazzo. No, il Wendigo. È calda. No, visto, no. Visto. Bravo. Che unghietta. Top benzina proprio, c'ha la sabbia dentro. Ah merda. Ah merda. La valvola perde. Per gab. Il tubo è fissato. Su TikTok. Si può riparare. Ma che è? Ah merda. Ah merda. Fissiamo il tubo o niente generatore. Ci sarà qualcosa di utile. Fissiamo sto tubo. Mi date due motivi per salvarmi il mese prossimo. Uno e due. Eccoli qui. Il comando sappia. Confermo. Ma che è? Una scatola. Una scatola elettrica. Una sì. Trappola sembra. Mamma mia. Ma che cazzo devo fare? Dai, che palle. Non siete in cazzo. Devi entrare. Obiettivi. Ah, è il nastro adesivo, me l'ho scordato. Perché la benza abbiamo visto che... E starà dentro la tenda. Abbiamo visto che proviamo. Non va la benza. Proviamo, proviamo. Entra nel tendone. Sì. Ore 22 passa la pizza, sì, io dicono. Mo' vediamo, 9 minuti. Mo' esami, vediamo pure il mio livello di ossigeno nel sangue, vediamo. Oh! Oh! Quando vedi Bradshaw chiama, è impossibile rifiutare. Bello. È un film. Il merito in partenza, però di me non... non si sente la voce. Raffinate antiquarie britanniche. Greve. Avevano predetto la morte della regina. Al nostro incontro Lady Bradshaw indossava una spilla che subito catturò l'attenzione di merito trattata di una reliquia sumera trovata... Ok, vabbè. Parla di... L'impossessamento, la possessione. La vocina si è mostrata un reperto proveniente dallo stesso luogo con una tavoletta d'oro con scritture cuneiformi. Greve. Cuneiformi. L'ha definito il tassello finale del mosaico della sua carriera, una mappa che conduce alla tomba di Alessandro Magno. Greve. Se ha ragione, il sepolcro si trova sul confine tra la Siria e l'Iraq. Vabbè, un posto tranquillo. Sì. Lady Bradshaw ci ha chiesto di guidare la spedizione. Grazie, Funky. Ormai è chiaro che la nostra luna di miele si terrà in un polveroso sito di scavo sui monti Zagros. Fatto bene, eh? Sì, figo. Stress normale, eh? Questo posto inizia. Sono più rilassato. Quindi hanno fatto una spedizione qua con punitivo, quella. Sì. È finita malissimo. C'era un'altra cosa brillante comunque. Deve essere rimasto nascosto. Sarà il nastro adesivo. Ma è un film o un documentario, eh? Questa è una domanda complessa. No. Oddio. Fai tempo? Che film hanno fatto? Che film hanno fatto? Boh. Hanno fatto questa, la spedizione di Oxum. Sto diventando dei Wendy. La cena di classe di Don Vito. Un'altra cosa brillante lì. Dove? Qua. Qua l'ho vista. L'hai viste tutte? Credo di sì. Qua era la cosa. Qua. Eccolo. Ecco il nastro. Ecco il Diego Nasca. E dai, è top. E dai, è top. Del nostro adesivo. Proviamo ad avviare il generatore. Eccala. Dov'è finito Storpio? Dov'era il generatore? Eccolo. Generatore. Dove ha provato a mettere la benza. Ma quanti so? E dove stava? Lui tanto c'è qualche treppiede qua con lo scambio per Cristo. Eccolo. Eccolo lì. Vai. Sarà complicatissimo. Vai. Alza, bastava un nastro isolante. Ma lei sa dove mette le mani, eh? Ci sei? Puoi fare tutto. È pratica te mano. Concentriamoci. I problemi personali offuscano il giudizio. Se la fai finire, magari, cioè. Non me romper cazzo. Già, sta lavorando. Le macerie del nostro matrimonio non mi distrarranno. Greve. Madonna mia, che macerie. Tranquillo, so cosa fare. Spirito saggine. Reggimi il tubo. That's what he said.
È quello che gli diceva lui a lei prima della fine del matrimonio. Ok. Aiutami col pannello. Guarda come sono. Bruciate. Ma la gioia. Non puoi essere un po' meno aggressiva? Sto lavorando. Perché abbiamo rinunciato? Ho tentato. Non è patetico. Ma non hai fatto nulla. No, lui veramente. Porca troia. Non gliela fa. Dovevamo stare uniti. Nessuno dei due si aspettava una lontananza così prolungata. Nell'ultimo anno Kellos mi ha completamente assorbito e... recensione di Calella. Ho ignorato il resto. Completamente assorbito. Cinismo. Pensavo a guardare le recensioni di Harry Potter e i Doni della Morte. Non è così, mi è la verità. Completamente assorbito. Non sapevi se Kellos avrebbe funzionato. Ah, questo qua. Rach. Dimmi a cosa pensi. Mi sei mancata, Rach. Non sai quanto. Basta, sì, dai, fattene una ragione. Non so, era tutto così confuso. Mamma mia. Ora sembra più semplice. Ma noi se inceppa. Sembra più semplice che tra un po' morire. Abbiamo ancora una speranza o il passato è passato? Il passato è passato. The past is the past. Bravo, Simo. Dobbiamo lasciarlo alle spalle. Oh, però Eric più. Altrimenti continueremo a girare a vuoto. Vedi, alla fine fa bene accettarlo. Futuro con te. Questo è un approccio sano, ragazzi. Le riscaldate. Proprio no. Le luci del chitano. Prima della live. Bello. E poi il passato è il passato. È come dire il passato non esiste. Non fa parte del presente. Ergo, come può farci del male? Ah, vedi, Pazuzu odia la luce. Se questi sono entrati, noi potremo uscire. Diamo un'occhiata. Top. Bravi ragazzi. Vai Giallo. Giallo. Hanno ste cose su orecchie, là ci saranno di aiuto. Sono 93 piedi. Oh, se spara. Oh, un po' di azione. Se spara. È molto fortunato Gianluca. Io ho fatto la parte esplorativa di merda. Vedilo. Ma guarda che rana malformata, guarda. Oddio, finalmente lo vediamo. Spara, spara! In faccia! In faccia! No, sulle ali. Mazza, non sono riuscito a prenderlo in 40, oh. Sì, purtroppo non gli ho fatto. Soldati proprio, Mi ha fatto sparare prima. Sono i figli di Pazuzu. Ci vuole un po' più di sensibilità. Un po' di sensibilità attraverso la gira, attraverso la gira. Come scelgo? Non lo so, neanche io. Gira, logico, attraverso la gira. Gira ha fatto. Attenta a premi tasti, mo. Sì, occhio, non credo che dal sequenza. Sì, è come Anzi, ma io sono un fenomeno. Ragazzi, anzi, ma io sono un fenomeno. Che ve scommettete? Puntirana, i vostri puntirana sono in pericolo. No, no, io sono un fenomeno. Ecco X! Qua. X! Bravo, fratello. Mazza, stanno belli indemoniati, Stanno incazzati neri, però se c'hanno paura della luce io mi metto sotto il penetrello. Bravo, Giallù. Ah, hai visto? Era rapido e indolore. Bravo, Giallù. E mo siamo tornati qua a rompersi i coglioni con sta sagoma. C'è star sagoma qua, ok. Dovevamo dar cazzo al sagoma. Esamina il registratore. Per te come sta la squadra? E dov'è? Sono in gamba. Tutti quanti. Dov'è il registratore? I pipistrelli feroci. X. Non era questo, che era grazie questo Johnny. Registratore? No. Dov'è il registratore, esatto, ragazzi? 18 mesi dopo, sì. Dov'è il registratore? No, questo qua non è. Raga, io non vedo un cazzo comunque. Non so te, Daria Scira. Se riesci a vedere, io tipo là un po'. Sarò ciecato io. Poi mi dà fastidio. Erano che parecchio feroci lento. Sti pipistrelli, Lo so, sì, però guarda, mi sembra lenta. Oh, do cazzo sta. No, devi esamina il registratore. Dove sta? L'ha inquadrato prima. Mi stecchiate troppo.
Ma perché sempre a me mi cagano queste parti? Da, ah, qua. Non mi ricordo se stavo nella tenda. Dai, starà nella tenda, starà, dai. A occhio, dov'è? Io non vedo un cazzo qua, tutto buio, no? Ma perché non si vede? C'è l'illuminazione, sì, a parte che Detroit, Become Human ci hanno consigliato in tanti. È questo? No, porco Dio. Però dicono tanti, eh. Tanti hanno detto che è bello. No, no, quello là è figo, l'ho giocato, è molto carino. Si potrebbe fare. Molto carino. Si potrebbe fare. Sicuramente è più dinamico! Regà, dov'è? Dov'è sto registratore? Dai, non posso stare 8 ore così. Dio. Vedi un po' se è quello Dio là. Dio Pasusu. Vedi un po' al centro. Dove? Al centro del... Eh no, la scatola là c'era. Porco il demonio. Oh, ecco, vedi, ecco, che ecco, dove ecco, è andato ecco. L'idiota. Dove segui l'idiota. Se qui no, c'è qualcuno, porco ci sarà anche un uscita. Dio, da tira io un petto tutto il caffè. Bevete un po' di caffè, sì. Sì, sai che ci sta dentro. La merda di Pasusu. Dai un'occhiata. Credi funzioni? Oh, il guano di Pazuzu. Un'ora per trovare sto cazzo. Il nastro è aggrovigliato. Dai, ecco. Oggi pensiamo. Nessun problema, faccio io. Tutto lei. Risoluta sta donna, no? Sì, sì, sta a fare tutto lei. Lui rompe solo il cazzo, guarda. Da quando non porti più l'anello? Ecco, hai visto? Ancora. Quando hai smesso di portarlo? Basta, sì. Mai. Pesante questa, sì. Stacco, di stacco, di stacco. Quando sono andata via. Io guardo avanti. Mazza, gli ha spezzato il cuore, zio. Vabbè. Mazzi, leva ste mani, ha detto di no! So ancora che significa questo anello. Insiste. Ma hai ragione. Oh. Forse è tardi. Okay. C'è un'altra persona, stavamo bene insieme. No, c'è un'altra persona, c'è un'altra persona. Vai, vai, vai. E tipo sto scopa un altro corcazzone, vai. Di moglie del bubu. Fatemi una ragione. Ragazzi, lo so che per molti di voi in chat è così. Lo sapevo. Avete passato questi momenti. Sono partiti tutti i pipistrelli. Perché tu sei giocato, sì. Relazione aggiornata con Eric. Sti cazzi. Sei svegliato male antico. Una blasfemia che si manifesta in forme e nature indescrivibili. Per millenni abbiamo vissuto come bambini, ignari degli orrori che riposavano nel sottosuolo. Ora abbiamo spalancato di colpo le porte della follia. Noi non farcela, non posso esimermi. Sigillerò questo luogo per sempre. Per tutta l'umanità. Questa è la casa totale. C'è il registratore, il nastro. Ma pure la soggettiva del demone di prima. Oh, sì. Oh, tutti i rumori. Comunque non so se hai seguito, Gianluca l'ha mollato definitivamente. Cosa? A questo. Ah, gli abbiamo detto che abbiamo un altro. Eccolo. Ah, perfetto. Oh! No, ma chi cazzo è che fa fuoco amico? Ma siete pazzi? Chi è sto nazista? I demoni e pure i fucili umani. Stanno i nazisti, hai visto quello? Bellissimo, regà. Sì, sì, l'abbiamo scaricato sto coglione. Tiè, vai. Vada, Maua, vada. No, no, vada, fate. Prego, prego. Mi fumo una ciosta. Prego, prego. Continua, c'è lui che ha giocato. Oh, vedi, dai che si spara. 151 piedi. Ottimi, 151 piedi. 151 piedi, impegnativo. Ottima scelta. Impegnativo. Aia. Dai che moglie spara mai fide Pasusu. Che diavolo succede? Non lo so, amico. Non è così che dovevano andare. Dai, dai. A me spara. Sto a posto, King. Sta a sentire Britney Spears nell'auricolare. Me, one more time. Dai, dai. King, qui Mailman. Dai, che mi sta risalire il supplì, dai. Cazzo. Sta a far risalire il supplì tutta questa situazione. Zio. È il momento migliore per farsi risalire il supplì questo. Mamma mia, mi seguo sbruffo tutto. Comunque ne mangio un altro. Lo vuoi? No, no, io sto pieno. È pieno, non hai mangiato un cazzo? No, ho cenato. Ah, beh. Noi oggi non ho mangiato nulla, però perché mi sono strafogato ieri. Oggi non ho mangiato niente. Però ieri, devo dire, mi sono proprio tritato. E dai.
Dove sono i pasuzzini? Ecco. Raga, io gli volevo sparasti, pasuzzini. Mo, ma da... Niente, non dura nulla. Ci fanno vedere solo un attimo. Sì. Mo siamo ritornati a questi, però siamo er gamba de fero. Nel baratro proprio. C'è Eric. Qualcosa di semplice qui. Io vomito a pasuto. Da un secolo. Non c'è scelta. Lo vedi? Sì, arriva. Eccolo, se io sparo. Dammi il controllo. Ma mia, io faccio entrare da un orecchio all'altro il proiettile. Vai. Dai, gli spariamo. Oh! Oh no! No! Aspettavo! Ci ha sentito, eh? Che devo fare? Oh! Vabbè, non penso perché ho messo male il piede. Che ho fatto sti danni. Mazza, se me lo dicevate prima, ci pensavo due volte a inciampavo. No, Rachel, no, triangolo. No, no. Ha premuto quadrato invece che triangolo. Si è sbagliato. No, Rachel. Ma no, non era una rovina. No, no, tutte no. E due, occhio alla protesi, no. Aiuto! Smettila di agitarti. Purella. Vai, salvala, Gianlu, salvala. Dai, ci siamo, si può, ho grappato, no! Taglia la corda, Sam. Come taglia la corda? No, no. Aggrappati a qualcosa! Aggrappati, dai! È troppo buio! Che famo? Andiamo. Cazzo! Cazzo, Rachel, sta ferma! Oh, dai, No, come mi dispiace? No. No! Forse perché c'è sta sul cazzo, non lo so. No, no! No! Non ci credo! No! Mo scegli tu, zi! No, zi, non lo fare, no! Lo faccio! No, già lo prego, no, lo prego! Lo faccio! La vita! La nostra ex moglie! No! No, si è infilzata una coscia, che ha fatto? Ecco qua. No. Oh! Che vuoi sparare a me? Che vuoi sparare a me? Lanciagli la lama. No. No, ci possiamo. No, resiste, bisogna votare. Io dico sì, tu no. No. No, ecco qua. Avis. Poleiman, chi era? Rachel. E calla. Orco! Sì. No, è morto Nieri. Sono morto, Eric. Sì, io ho fatta, purtroppo. Non, no. Non ho ritenuto possibile. Poleiman ci ha fatto fuori, raga. No. Ci ha fatto fuori Poleiman. Doveva andare così. Purtroppo. Sono cose che cadono. Abbiamo temporeggiato per salvare nostra moglie. Io non ho voluto ucciderla, però che devo fare? Purtroppo. A parte invertite avrei tagliato la corda, molto probabilmente. In quale incubo sono sprofondate queste povere anime? Una vita del tutto spezzata e un'altra persa nell'oscurità. No, Leonardo Marra, no. La situazione sembra aver preso una pessima piega, non è vero? Questa sono morti due, no uno. Per Eric sono morti tutti era e due. Tempo di farsi da parte. No, lei non si è vista che è morto. Almeno è morto davvero soldato. Dai. Che dire di Jason e Nick? Fratelli d'arme, ma sono davvero uniti come sembra? O si volteranno le spalle una volta di fronte al pericolo? Jason e Nick devono andare d'accordo, quindi. Non dimentichiamo che hanno già consegnato alle tenebre il caporale Merwin. E la notte è ancora giovane. Il che ci porta a Salim. Sembra un tipo. Grazie alle porn. Quasi alla guerra, forse. Un destino infausto attende i sopravvissuti. Che è Fausto?
bloccati sottoterra, inghiottiti dal vuoto. Come mai prima? È inevitabile che certe luci tremino e si spengano. Quanto a lungo arderanno le fiamme dipende solo da te. Non sta a me preoccuparmi degli affari altrui, ma la curiosità tiene alto l'interesse. Potrei permettermi... Ma ha ruttato. Naturalmente mi aspetto che... L'interesse... ...a noi. Che è Vabbè. Vabbè, sì. Nel dubbio, sì. Una scelta prudente. No, che mi ha chiesto? Tempo fa incontrai... L'altro bene. ...un poeta cieco che seppe colpirmi con queste sagge bene, bravo. Parole. Lunga e impervia è la strada... Ottima scelta, grazie. Si snoda verso la luce. Cioè di ascoltare la poesia. Quello mi aveva chiesto. Ed è tutto. Ah, molto interessante. Ecco, atto 1. Analisi giocatore, vediamo come ci siamo comportati. Vediamo un po'. Vediamo? Ah, cazzo è? Non era un'analisi, no? Pensavo un bilancio. Vediamo, scusa, Collezione e personaggi, scusa, non c'è moralità, le nostre... Ah no, vedi. No, ci sono solo le relazioni. Ok. Va bene. Metti in sicurezza il tempo. Vuol di tutto e niente, tra l'altro. Ne prenderò. Se avessero detto che oggi al lavoro mi faccio sta magnata. Assurdo. L'ho ucciso io. Cazzo, ho ucciso Merwin. È stato un incidente. Come quella donna al posto di blocco. Cerca di non peggiorare la situazione. No, libera la cazzo di mente. Beh, voglio pure una sequenza di azione. Cristo è morto. No, il colonnello. Damo. Non stare lì impalato, colonnello. In realtà, la sua fine era già scritta da quando siamo cosa farli tutto impalato? Una dopo l'altra. Una peggio dell'altra. Qui non possiamo fare oggi niente. Per prima cosa, dobbiamo trovare un posto sicuro. Laggiù. Andiamo. Ma dai, Merluz. Grazie mille a Schiroxa. Incredibile. No. Ah no, è solo a seguito per... Stavo fosse in sabbia. Vabbè, grazie lo stesso per seguirci da così tanto tempo. Dai un po'. Qui mail man 2-1 reale a tutte le stazioni. Tanto mi ricevete? Passo. Mettere pubblicità al bot di oggi, uno dei pochi monetizzati. Joey, per rapporto, ora, passo. Perché poi YouTube. Come diavolo usciamo da qui? Ecco le sub, grazie mille a Der1989 e Luxedor. Ci dia libertà di manovra. Queste statue. Nick, torna tra noi e finiscila con le cazzate. Le tue cazzatine. Con le tue cazzatine. Di sicuro non è un silo. La missione è un fiasco. Perché siamo scesi dall'elicottero? Qualunque cosa sia, non abbiamo mai visto niente del genere. Lo penso anch'io. Pensi che sia un castigo? Per i peccati. Loro vogliono che vadano d'accordo, quindi disagio. Ma sì, dai. Che abbiamo fatto? Sai cosa un po' di disagio. Non fare così, Nick. Nel disagio ci si ritrova. L'abbiamo uccisa. È una guerra. Può succedere. Dirlo. Non lo pensi proprio come non lo penso io. Anzi, danni collaterali. Diva. Troviamo gli altri. Però te vi ammale. Non possiamo essere soli. Siamo in guerra. Trovati gli altri, avremo la nostra vendetta. Urra. Ma come l'hanno doppiato? Urra. Oh oh. Ragazzi, soggettiva di qualcuno. Dobbiamo controllare. Ripara il generatore. Tutte missioni entusiasmanti. Sì. Trova il nastro adesivo, sì. Trova benzina. Tutte robe da idraulico, sì, infatti. Ma devo riparare il generatore, c'è cioè proprio
la missione base del papà di mezza età. Questo sarebbe il deposito di armi di Saddam, eh? Cristo, si salvi chi può, siamo tutti morti. Restiamo qua. Tanti saluti al sistema termico satellitare di Eric. Eric ha pagato a caro prezzo il suo errore. Anche noi. Cioè io, quando c'ho io il joypad, torno qua a esplorare. È la maledizione di Pazuzu, ragazzi. Consiste in questo. Eccolo, eccolo. C'è un generatore. C'è un generatore. Diamo un'occhiata. Mi serve una mano. Ci sono. A qualcuno doveva stare antipatico. Sabotaggio. Probabile. Coprimi. Filo rosso, filo verde. È calda. Dove stavamo noi prima? Ma qualcuno Saddam, ecco Pazuzu. Ecco Saddam. È stato Saddam. Sì, ma non preme cose a caso. Cioè, ha messo le mani buffo, dentro, cioè, sì. Dentro le scintille. Ben fatto. Come ha fatto non si sa, però ok. Ok, oh. Un taglio al montaggio vergognoso proprio. Ci hanno inquadrato quello per non far vedere la sequenza di riparazione, ma ok. Attenzione. E calla. Ricevuto. Questo sta fattissimo. Sì. Sta a capire. Urra! A casa! Urra! Localizza l'intruso. Anzi, sparagli in testa. Sì. Non gira volta. Aspetta, ma qua che c'era, scusate. Niente. Pazuzu? Di qua. No, raga, c'è un filo gigantesco. Aia, una trappola. Ecco qua, muoio, schioppa tutto. No! Merda. Fa attenzione. Dai, bravo, Simo. C'è una trappola. Grazie, ragazzi. Ho temuto. Stratura. Ho temuto. Oh. Te immagini, mo più uguale. Libero. Come tutto fatto. Ma dai, stavo quasi a piove. Urra! Urra! Basta tagliare l'innesco. No, 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 che cazzo fai? Ma questo è pazzo, cioè. Mi vuole morire. È pazzo completamente. Non è un artificiere incredibile, comunque. Deve essere degli iracheni. De scucchia, ho visto. Vabbè, questo è razzismo. Che è, mo? Cioè, mo che c'entrano gli iracheni? Piazzata ai mostri. Cioè, questa è propaganda, zi. Sì, perché secondo la lettura dello sceneggiatore, iracheni uguale mostri. Avete capito che schifo? Tutto chiaro. Oh! Ma che? I firmati deve che manda Architano ogni tanto. Lo sperato. Tipo quelli che ha mandato al party, no? Architano, sì, attivi il generatore. Ah, ok, c'è un gallo. Ma quello è Ra. No, chi è? Sì. No, chi era? Allora, Horus. Horus, Horus. Era Prodi. Vabbè, quindi questi qua sono quelli che sono venuti prima di noi. Vabbè, è tutto chiaro. Sì. Divinità egizie in Mesopotamia. Certo, ragazzi. Ok. Mappa celeste. 5G ce l'avevano, vedi. Di argilla raffigurante una serie di stelle. Ok, tutto chiaro, tutto chiaro. Sì, 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 tutto chiaro. Da un hardtop con 5G, no? Quanta teatralità per spostare una scatola, boh. Potrebbe aspettarci laggiù. Shh. Ascoltiamo. È Joy. No, è Jody. È Gido, è vivo. È vivo, è uscito vivo dai live di Grembold. È una trappola. Non lo sappiamo. Non abbandoniamo i compagni. Semper fi. Semper fi.
Andiamo. Chi è questo? Salim. Ah sì, quello iracheno, no? لازم اقول له لا اتخانق لوحده مش اتخانق معاك لازم يكون في طريقه تانية من هنا لازم يكون في طريقه تانية اكلا ما si sta svegliando il mostro sì gli devo andare sotto al mostro trovano via d'uscita vabbè no aspetta sotto a sto coso c'è il mostro. Vabbè, ma guarda, guarda, stavi esaminando. Eh no, libero il mostro. Oh, buono portafoglio. Oh. Prima fammi rubare da sto portafogli. Vedi un po'. Bene, vabbè, apri un attimo, no? Apri, sì. Dor. Non c'è un cazzo. Non c'è manco una carta di credito. Lo ruba uguale cioè... se vende vabbè, il portafoglio. Sì, 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 mercato nero dei documenti. Scusi, vado un'altra parte, perché devo svegliare ma il mostro? Ma lì sì, devi premere X, devi guardarlo quello. Libero il mostro! E libera il mostro, dai, un po' di azione! Vabbè. Vai, vai, vai. Con l'impressione esamine, devo esamine. Fare altro prima. Grazie, Lucky. 17 mesi top. È morto, sì, tranquillo. Secondo me non è morto. No, no, era un riflesso da rigor mortis. È morto, è morto. Curiosità, no, no. Vedi? Ma che curiosità! Ah, un po' di curiosità! Si è mosso, dai, leva tutto, leva tutto, che te frega. Ma me sto a cagà sotto, zi. La curiosità uccise il gatto. No, no, perché sto a fa' sta cosa? Sto a liberare sì, il mostro! Così, è così nei film. Nei ma film me sto a cagà sotto, ma va bubusette, te! Ah! Oddio! Scusa Timone, non volevo metterti in questo casino, salta adesso! Vai, 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 vai! Ho paure. Sbrigate! Faccia le ali! Sbrigate che è il marzone, vai, vai! No, lui mi sta simpatico, deve sopravvivere. Via, 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 via! No, no! X per no! Non giocare alle slot, non giocare alle slot! Via, via, via! Quella è la tentazione di esatto. Giocare alle slot. Era metafora. Via, bravo! Hai sconfitto la ludopatia. No, scherzo. Via, 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 via dal marzone, via dal marzone. No, c'è star marzo. Sì, sì, sì. Ti vuole invitare. Vai, 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 vai. Che t'ha fatto 777? Porca puttana. Ma che cazzo sta facendo oh! Poi? Cosa sta facendo? Addirittura! Oh! Vai, vai, aggredisci. Tiragli una crocca in faccia. La crocca, la crocca. Tiragli una sveglia. No, zi, non lo fa morire, prego. No, 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 no. No, no, zi, no. Quando fa stinqueratura è la fine. No, no. Finito. L'han filzato, no, zi. È morto il demone. Hai visto? Top. Ma comunque non ce lo fa vedere bene. Vabbè, questo è un ottimo espediente. Bravo, zi, l'hai ucciso. Mazza. Uff, potevi morire. Porca troia. Ottimi riflessi tu. Sì, infatti. Grazie, grazie. Che non c'è più la salma? È un marunzu. Ma il personaggio poteva morire qua. Cioè. Mi sa di sì. Penso di sì, sì. È uno dei principali, cazzo. Greve. Mascherina. Oh! Marine, già che non ha un nome, ecco. Si muoiono malissimo. Questi sono proprio personaggi senza nome e senza volto però. Messi qua solo per vederli morire questi. Calla. È Pasusu? Cosa vedi quando vai al Samsara? Sì. Dai, è top, esploriamo. Vai, vai. Che paura, ragazzi.
Beh, vabbè, un bel cunicolo. Sempre bene, tutto un bel dritto. Cunicolo. Pasuso. Vabbè, sembra una situazione, devo dire, abbastanza tranquilla. Ah, yeah. Hormida. Hormida. E c'ha ragione pure lui, eh? Oh. Tempi duri. Cazzo. Forte. Dai. Vai, vai. Oh, Eric, hai visto? È morto Eric. Ora sta giocando Davide. Si sente Joy? Qui Mailman 2-1 reale. Joy, mi senti? Mi ricevi? Passo. Jody, mi senti? Calla. No, Jody. Poveriggio. I resti di Jody. Poveriggio. Controlla le armi. Non lasciare nulla al caso. Quanto cazzo è profondo quel dirupo? È recente. È una parete rocciosa. Bonfire. Le creature l'attraversano? Di certo non voglio restare qui per scoprirlo. Che posto di merda. Concordo. Greve qua. Una luce. Questa è il tuo amico. Ora conosciamo il nemico. Ma poi facci caso, sti cosi che c'hanno su orecchio sono proprio inutili. Cioè fa a luce esatto. Ed è che gli arriva da qua al naso. Gli arriva esatto. Cioè manco per scaccolare è buona sta non lampada. Non dovevamo venire. Vabbè ragazzi, ormai siamo in gioco, giochiamo. Concentrati, non farti prendere dal panico. Ma stai a fare tutto te in realtà, sì, io sto nel chilling, poi... Vede. Non sale. Ma c'è il gradino. Ma... Occhio alla visuale. Vedi? Occhio alla visuale. Non fa niente. Occhio alla visuale. Strano. Ci sarà un'altra entrata che non ho visto. È una scelta coraggiosa però. Non farti prendere dal panico. Ancora. Anzi, devi stare tranquillo. Vedrai che va tutto bene. Capirai. Si vede in cazzo. Qui Mailman 2-1 reale a tutte le stazioni. Prova radio, passo. Questa è quella di prima. Vi siete messi paura. Poi siamo stati prima. Sì, è quella di prima. Dove cazzo le onda? Qualche uscita laterale che non ho visto. Ma diavoli te? Cosa c'è? È nulla. Sulla destra. No, vabbè. Deve essere qualcosa qui. O sinistro. Muoviamoci. Muoviamoci, lui, sì, e fammi strada. Che te devo da dire? Muoviamoci, guarda, mo' mi riporta lì, ai gradini. Guarda. È un genio, sì. Ai gradini. Vabbè. Ok. Ho capito, ma... Anzi, salta, zia, arrampica, zia. Salta, zia. È basso, zia. Ci stanno pure dei massi. Tic-tac. Il tempo scorre, Nick. Muta, arriva Pasusu. Mo' tipo arriva Pasusu perché ci abbiamo messo troppo tempo. Ma che è? Boh, vabbè. Oh. Ecco. Che è? Posso fare una cosa? Premi X. C'è una cosa a terra. Ma come? C'è una cosa a terra, c'è una cosa a terra. È una luce inutile. Vuoi muoverti? E non fa però. E E ritorniamo sempre lì. Niente. Sulla destra cosa c'è? Sulla destra. No. Sulla destra. Nulla, sì. Ma no, da un attimo.
qua. Beh, oddio, ci sto più a capire in casa. No, qua. Guarda che te l'ho detto, è un casino. Rocce. Tutte rocce. E niente, siamo in un bivio. Siamo arrivati a un bivio. Sembra molto strano. Poi c'è un'illuminazione imbarazzante. Vabbè, raga, è finito il gioco. Mi sono rimasti intrappolati nel labirinto di Pazuzu. Esatto. Che poi è un corridoio. Però a quanto pare non c'è uscita. Non cazzeggiare, muoviti! Ragazzi, grazie mille di aver visto questa live. Dai, di Play Cerbero. Ultimo tentativo faccio. Vai. Ultimo tentativo. Facciamo un'altra 3-4 volte avanti e indietro. Allora, perlustriamo bene la zona penifrada. Vai. Allora, qui non ci sono azioni possibili da azioni fare. Su lui. Azioni su lui. Niente. Qua c'è un cazzo. Vai nel buco, girati e guarda a destra. Vedi, bisogna minacciare di chiudere la live per andare a... Ok, vabbè, quella è la, questa luce... è la luce inutile. Inutile di prima. Fa qualcosa, no? No. Poi quella cosa che hanno detto, va al buco. Qua? Niente. Prima del buco a sinistra, dico. Prima del buco. A sinistra però, non a destra. Aspetta un po', sta per la zona penifra. Ah, ma vaffanculo. Ma dai, raga, ma cioè è apparso ora. Dai, palesemente è apparso ora, cioè. Grazie, Marg. Wine. Io non ho neanche capito come è fatto a trovarlo. Non... Questo è poco ma sicuro. È apparso adesso. Qui è successo qualcosa di poco piacevole. Poco piacevole. Un genio. Ha fatto ridere, ha fatto spiccato. Tutto sangue per terra, capito? Che è successo qualcosa di poco piacevole. Dai, Merluz. Proprio ciò che direbbe Merluz doppiando un personaggio. No, Merluz, chi è? Sai, si sta a fa la sega. Oh. Sta succedendo qualcosa di poco piacevole, mi sa sta quello. Sta a fa la sega, o sta a piar culo, che è successo? Attento, mostra tutto nelle due mani. Sento che trema. Oh, cazzo! Coprimi. Ragazzi, ho un po' paura. Occhio, tra Saddam e mostri. Sta tremando il joypad. Sigarette? Che è un Game Boy? Hanno accoltellato Pazuzu. Oh. Ok. No. Oh, questa mi difenderà. Fa che stia bene. Un orecchino, questo orecchino che c'ho io. Fallo morire così che c'ho la betta. No, no. Pagatemi. Può non essere solo. Tu esclamati tipo siga, ragazzi, eh? No, no. Sei tu. Un possessato da Pazuzu. Vai, vai. Let's go! Entriamo! Aggressività! Oh! Spara, oh, spara, no, 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 X, oh, X! Grande, Davide! Via dal cazzo! Bravo, spara pole- no! No! Vabbè, poi inciampato, vabbè. Non fa niente, non fa niente, coprimi le spalle! No! Coprimi le spalle, coglione! Io sono il personaggio principale! Vai, spara a Foleyman, vai! Mazza, no, che infame, con le granate! Attento. Pezzo di merda, facciamo uno per rischioso lanciare granate qua, ma è un coglione questo. Infatti, te crolla tutto addosso. Ma pare che lanci le granate qua stupido, sotto. Guarda. Che imbecille. Sto vivo, raga. Qui mailman 3 a mailman 2 1 reale. Rispondi, passo. Sì, ma ancora con sta cosa, non prende. Mailman 3 a mailman 2 1 reale. Rispondi, passo. Oh. Ecco. Mara, mi raccomando. Non ti preoccupare, ho tutto sotto controllo. C'è uno con un po' di reflusso gastrico che si sta avvicinando, sentite? O esofageo. Senti, demute, vomita addosso. Vai, Marra, mi raccomando, attento, vai, eh. Vai, 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 vai. Dai, non c'è niente, non c'è niente, sembra... Yaha!
No, abbastanza tranquillo, abbastanza tranquillo. Vai Marra, vai. Sei arrivato. Oh, oh. Dai, oh. Eccolo. No. No, zie. No, zie. Ah, è vivo. Laggiù c'è un demone. Greve, zio. Guarda tanto sono brutti. Con le ali, va. Fai esattamente ciò che dico, o giuro su Dio ti darò in pasto al mostro. Captano i suoni come i pipistrelli. Se ti sentono, loro ti attaccano. Hanno un punto debole. Prendono fuoco al sole. Come ogni creatura, anche loro sono mortali. Un paletto nel cuore. Sono vampiri energetici, zi. Pazuzu. I proiettili li rallentano. Anche un camion in piena corsa li farebbe solo arrabbiare. Agiremo insieme, ok? Ok, sì. Possiamo ucciderlo. Tu gli giri intorno e attiri la sua attenzione. Terra. Poi ci penso io. Let's go. Dai, facciamolo. Sono pronto. Andiamo. Dai, raga, un po' di azione. Così moriamo tutte e due. Dai, così finiamo la serata con una bella azione, vai. Ammazziamo sto sgorbio. Poraccio, però, dai, sta male. Aiutiamolo. È come il pipistrellino qui fuori. Oh! Oh! Dai, quattro pipistrelli per una borsa, cioè. Vedi, mo' si arrampicano. Quando gli pare a loro. Oh. Mamma mia, mettevi il piede male, eri finito là. La trovo io, raga. Ce l'ho ripresso però, no? Vai, 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 sta andando bene, vai, vai. Questo gli ho fatto attacco dall'alto io. Ma mi sa che se sbagli in tasto è finito. Vabbè, lui non è di nostra competenza, no? Non è nella nostra. Non è della nostra giurisdizione. Vedi che. Però se fa casino lui siamo fottuti pure noi. Occhio. Occhio, occhio che mo c'è qualcosa sicuro. Bravo, bravo. Tattico. Grave. Piano. Piano, per l'amor di Dio. Eh sì, è proprio tipo a Quiet Place, cioè. Non vedono. Occhio. Qua devo sparare, mi sa. Vai, spara gli in faccia. Come si spara? R2. No, ti ho sparato. No. Hai fatto bene, zio, hai fatto bene. L'ho allontanato. Ha sentito un'altra cosa, secondo me. Con che cazzo abbiamo a che fare? Quei mostri sono ovunque. Prima d'ora non ho mai visto nulla di così feroce. Vabbè, il feroce podcast. Esatto, prima di vedere Will Bush e Michele Bravi, neanche io. Hai idea di cosa siano? Sinceramente non lo so. Non gliel'ho chiesto, e tu? Non so cosa siano. Perché sono qui? E non a casa. Con mio figlio. È vero, la famiglia è tutto. Non sarei dovuto venire.
Oggi compie gli anni. Mi spiace. Non dovresti stare qui. E te? Ormai si crede un uomo. Anche se è solo un bambino. Oggi ne fa 18. Wow. Niente male. Davvero. Sai, penso che il miglior regalo che puoi fargli sia fare di tutto per tornare a casa. È l'unico pensiero che mi dà forza. Se siamo all'inferno, dovrei dirti come mi chiamo. Nikkei. Ciao, George. Ciao, Joe. Salim Osman, tenente. Quasi muore di paura. Ragazzi, salutate George. Non è un gioco che farebbe per te, George. Che bisogna stare con i nervi a fior di pelle. Sì, ti ricevo, tenente. Vedo la luce, continua ancora. Sono più avanti, passo. Urrà. Mo muore sicuro. Ecco. Non dici? Ti no, no. Il mio personaggio è risoluto. Sì, secondo me muore questo. Amen. Ma gli americani? Cioè, mi sono perso un passaggio. Giù! Stenditi a terra! Stai calmo, zio. Non ci puntano le armi, ecco, addosso. È buono, zio. Ehi, ha salvato la vita. Dannazione! Non è ostile. Non è ostile. Ha salvato quelli la vita. Strillano, mo arrivano i cosi. Sì, infatti. Cazzo, che strillano. Dice un'altra cosa. Dai, sì, non siamo in guerra, siamo in guerra con i demoni, non tra noi umani. Passala prima tu. Arma a terra prima che ti faccia. Bella sta terra, cosa, comunque romeriana, mi piace. Premi il cazzo di grilletto, giuro su tutti gli dei che non sopravvivrai per raccontarmi. Ah, sì, abbiamo un problema molto più grosso. Adesso del conflitto tra nazioni. Da un cazzo di cowboy americano. Eccola. No, ma è una troia! Ma perché? Perché siamo così stupidi? Noi umani. Sì, infatti, che cazzo si urlano, cioè. Mamma mia, ho creduto negli esseri umani. Ma collabora tanto bene. Che schifo. Hai voluto dare ascolto a Marco Mengoni, ma. Ragazzi, grazie mille. Tanto ti salva automaticamente, no? Sì, sì, sì. Per aver visto questa live. Ci vediamo domani alle ore 15. Grazie a tutti. Ciao, dai, ragazzi. Buonanotte. Andremo avanti con, esatto, la storia. Lunedì sera. Ciao, ragazzi. A domani. Domanda, poi cerchiamo. Qualcuno domanda di voi conosce il tempo di gioco? Le ore di gioco? Quanto dura sto gioco? Secondo me ci abbiamo giocato solo noi, però. Se guardiamo su internet. Sì, sì, sì. No, sì, per curiosità. Internet. Come fate a giocare a sta merda? Ma dai, è figo, regà. Ci dà vari film, non è un gioco, no? Appunto. No, invece secondo me si presta bene a ste live. Dai. Ciao, Ride, ciao. Anime Night Live. Sì, vai, 4 ore, vai, dicono. Vabbè, allora. Dai. Cavo, cavo, la prossima live. Ciao, ragazzi. A domani. Ciao. Che squali.